Buonasera a tutti, è domenica 19 maggio e siamo qui in Piazza Strozzi a Firenze perché fra poco si terrà il comizio di Matteo Salvini. E vorremmo andare a intervistare i suoi elettori per capire quali siano le loro opinioni. Ultimamente Salvini ha fatto molta propaganda sulla questione della castrazione chimica. Lei cosa ne pensa? Beh, è una cosa da studiare molto bene, ma comunque in certe situazioni è il primo passo da fare. Ascolta, io siccome in Italia non c'è molta libertà, io so cosa farei a un pedofilo, a un prete pedofilo, a un pedofilo, a Anche gli stupratori, anche Angie. uno stupratore, io lo saprei cosa fare. Io sarei molto americana. No, cioè, non lo so, non credo, cioè, se c'è una legge apposta, va seguita la legge. Quello c'ha da vederlo, onestamente in parte sono d'accordo, dipende il reato che sia comprovato, però eventualmente sì. Ma su questo ho dei dubbi, non ho un'idea precisa, non lo so, non lo so, E non credo sia risolutiva. Senti, queste sono problematiche che cui io penso né io né te possiamo dare una risposta, perché non abbiamo la conoscenza per farlo. Ma la castrazione chimica è una cosa importantissima, secondo me è necessaria perché sono studi scientifici che dicono che chi esegue, chi purtroppo è adito alle violenze, sia sessuali o alla pedofilia, ha sicuramente un problema fisico, sanitario, oltre che medico. Molti ritengono che lui non sia stato molto solidale nei confronti di esseri umani in fuga. E lei cosa ne pensa? E il problema è che non sono esseri umani in fuga, sono spinti a fare quello che fanno per mettere in ginocchio la nostra società. C'è poco da fare, se c'è da cambiare una prassi consolidata, assurda. Cioè, la gente veniva in Libia e si faceva traghettare, cioè, dico, arrivavano in banca. Bisognava far così, anche se umanamente può avere dei costi umani, e d'altra parte. E come facevi? Non c'era altro modo che dare uno stop. A me non mi sta bene vedere tutta questa massa di. Vabbè, non mi fate dire cosa ne penso. Che vuole il wifi, che vuole il mangiare buono, che vuole qui, che vuole là. E poi magari mi giro nelle strade, ai giardinetti, vedo un pulmino, una vecchia multipla dove ci dorme una famiglia. Solamente bloccando gli sbarchi si bloccano le partenze e si evitano i morti in mare. Che non vengono via più poveri, più malati, vengono via balli giovanotti, non vengono via poi alla fine quelli più bisognosi, ma chi si può permettere di pagare lo scafista? Le cooperative sociali che li facevano passare per sfruttarli e basta, che guadagnavano soldi sugli sbarchi per prendere questi ragazzi e buttarli nelle strade, che poi alla fine, poveracci, arrivavano a delinquere. Salvini è stato più volte definito un fascista. Cosa ne pensa? È una gran cazzata, scusatemi, perché il fascismo è una cosa e quello che sta dicendo Salvini è un'altra. Non esiste più il fascismo da nessuna parte, non solo in Italia. E La società cambia, è cambiata e quelle situazioni lì non esistono più. Ci riteniamo, comunque sia, ci sentiamo gli eredi, diciamo, politici in questo millennio del fascismo italiano. Camerata Benito Mussolini! Presente! Camerata Benito Mussolini! Presente! Viva il Duce sempre! Mi sento sicuramente fascista. Ti senti fascista? Assolutamente sì. Ti senti fascista? Io sì. Mano, carezze col pugnal! Lei si sente fascista? Ma sì. Un discorso stupido perché la sinistra quando deve definire l'avversario lo definisce sempre fascista. Salvini non è fascista, è centrodestra. Il fascismo come il comunismo di 100 anni fa non esiste più. Adesso è una cosa totalmente diversa. Capito? Lui porta al centro-destra, porta avanti la democrazia. Cioè, io non so perché la gente non riesce a capirlo, ma è l'unico che sta portando avanti la democrazia. Ma è l'unico che sta portando avanti la democrazia. La democrazia. Lui è solamente una persona da parte della gente, gli italiani non ne possono più. Che la sinistra si è presa per tanti anni il diritto d'arroganza di dire che noi siamo, che siamo dalla parte del popolo. Non è vero, la sinistra è dalla parte di quelli che stanno bene, perché andate a domandare in palazzo comunale quanto prendo io, alla regione, al Parlamento. Ma io credo che ormai il fascismo sia passato da tantissimi anni, definirlo ancora, Rimaniamo parlare ancora di a fascismo è veramente una cosa assurda.
che è fuori dal tempo. No, non penso proprio. Io secondo me no. C'è una gran differenza fra lo che fa lui e il fascismo, no, non sono d'accordo con quello. Recentemente ho letto un articolo in cui appunto invece si diceva che Salvini non è né fascista né razzista, ma bensì senza una vera ideologia, e appunto si dice che lui cavalchi solo degli slogan per compiacere gli italiani. È vero, secondo me. Senti, a me se uno mi difende e cerca di mettere le cose un po' più a posto, può essere come vuole. Quindi a me mi sta bene per ora lui. Certamente 20 anni fa mi andava bene Berlusconi. Un po' è vero, cioè la Lega c'aveva un principio all'epoca del compianto professor Miglio, idee giuste, il federalismo, la responsabilità dell'amministrazione e via dicendo. Questi principi sani si sono persi. Lui non deve compiacere, lui ha capito cosa vogliono gli italiani. Non è che lui cavalca degli slogan per compiacere, lui ha capito qual è il problema dell'Italia. Ma io non credo, la Lega ha dei chiari concetti, la Lega ha dei punti forti di cardini, e quindi non parla per slogan ma parla alla pancia della gente e alla testa delle persone. Lui dice agli italiani quello che si vogliono sentir dire, i bisogni che hanno gli italiani, cavalca i bisogni degli italiani.